Ciao a tutti e bentornati per questo nuovo tutorial. Per l'esattezza siamo al punto 5 della project list, il punto che vediamo oggi, che prevede mappe e game modes. Nella project list precedente avevo messo prima le game modes, ma poi ho deciso che forse è più intelligente fare prima le mappe. Quindi quello che andiamo a vedere in particolare è la creazione delle nuove mappe, poi ci lasciamo per i tutorial successivi le due modalità di gioco. Quello che faremo oggi sarà praticamente andare a interagire con il sistema Lyra per riuscire ad inserire le nostre mappe all'interno del riquadro che contiene le mappe giocabili, come ho fatto io per esempio con il mio poligono di tiro. Se ricordate, avevo la mia map test che prevedeva un poligono di tiro per provare le armi e l'ho ricompattata un pochino, l'ho un pochino aggiustata, ci ho messo qualche materiale e ho creato appunto una piccola mappa di test che è a questo punto giocabile anche all'interno del gioco, per andare appunto a provare le armi in questo modo. Quello che differenzia tanto il progetto Lyra da qualsiasi altro sistema che conosciamo è il fatto che, come sempre detto, è tutto molto integrato e va tutto inserito in cartelle specifiche. Per esempio, noi avevamo già creato la nostra mappa di test, il nostro livello di test, e l'abbiamo inserita in una cartella casuale, diciamo, che abbiamo creato noi. Ed è questa mappa qui della quale vi parlavo, che prevedeva già anche una sorta di poligono di tiro. Io questa la continuo a tenere come test e non mi compare nelle mappe giocabili, quindi la tengo, diciamo, proprio per testare le varie logiche di gioco. Se volessi invece interagire con il sistema Lyra, come dicevo prima, dobbiamo allora recarci nella cartella plugins shooter map content e andare ad inserire la nostra mappa qui all'interno di questa cartella, e lavora solo ed esclusivamente all'interno di questa cartella, altrimenti non ve la vede. Questo perché è tutto poi inserito all'interno di questa cartella system playlist, e qui abbiamo tutti i data asset che gestiscono proprio le varie mappe, i vari livelli. Per esempio, se apriamo l'ultima che abbiamo creato, quindi quella del poligono di tiro, come vediamo, come prima voce abbiamo un map ID, e la stringa che vedete qui è relativa alla cartella di cui vi parlavo prima, quindi a questa cartella qui, maps. E quindi, se volete sostanzialmente utilizzare un'altra cartella, dovete venire a cambiare poi tutte le mappe qui e tutte le stringhe qui all'interno di questo map ID. Allora, detto questo, vi ho fatto una panoramica generale di quello che andremo a fare oggi. Iniziamo subito. Allora, potete prendere una mappa qualsiasi e duplicarla o crearne una da zero. Oggi ne creeremo una da zero, però non creeremo la mappa in sé, ma creeremo solo quello che sarà il sistema Lyra, perché io ho già creato un tutorial negli scorsi giorni in cui parlavo di mappe, e abbiamo costruito una mappa abbastanza dettagliata in breve tempo, quindi abbiamo visto come abbiamo visto un sistema per appunto creare rapidamente queste mappe, anche se nella maniera, comunque in una maniera dettagliata, e ho comunque diviso il tutorial, l'ho messo in una cartella separata perché l'ho fatto in un progetto che non è Lyra, perché potrebbe servire anche ad altre persone, potrebbe essere utile anche per altre persone.
E poi invece chi vuole invece approfondire il sistema LiRA può appunto vedersi quel video, costruire la propria mappa e poi continuare con questo e interagire appunto con tutto il sistema. Allora, iniziamo subito, quindi andiamo su File, New Level, potete scegliere quello che volete, io utilizzo il Basic perché ha già delle luci impostate e delle cose impostate che ci potrebbero servire. Come prima cosa andiamo ad impostare un pochino la nostra mappa e poi andremo a fare salvataggio. Quindi ci richiamo su World Setting, qui dobbiamo decidere che tipo di mappa deve essere. Al momento io ne metto una a caso, quindi non andiamo su Game Mode ma su il Gameplay Experience. E qui ne scegliamo una qualsiasi, quella che preferite ovviamente. Io, come dicevo, ne scelgo una generica perché poi andrò su un'altra mappa. E quindi scelgo il Basic Shooter Test, giusto per avere un inizio, altrimenti non comparirebbe il nostro personaggio. Anzi, possiamo fare direttamente che mettiamo il Shooter Game Elimination. Così abbiamo visione anche di come gestire i bot. Poi possiamo portare in gioco il nostro player start, quindi andiamo su questa casellina, All Classes, qua in qualsiasi punto scrivete player start e prendiamo quello Lyra. Lo portiamo al centro, andiamo su Outliner, clicchiamo su player start due volte in modo che ci porta vicino, vediamo che l'altezza è corretta. Adesso possiamo anche generare più player start perché avremo delle squadre relative anche ai bot, quindi possiamo selezionarle. Credo che la squadra adesso sia impostata da 4, quindi possiamo tranquillamente prendere anche semplicemente solo 4 spawn. Poi più ne aggiungete, più avete possibilità di spawnare in diversi punti della mappa. Poi andiamo ancora a prendere sulla tendina dei volumi la nav mesh bound, la portiamo al centro, andiamo a sistemare come dicevo bene al centro e la ingrandiamo facciamola tanto grande, tanto per il momento è solo per vedere. Poi potete ovviamente posizionarla nella posizione che più preferite, dove volete che i bot si muovano. In questo caso vogliamo che si muovano su tutta la superficie, quindi la mettiamo grande quanto tutto il riquadro. Se schiacciamo P, vediamo l'area su cui i bot possono muoversi. Ok, schiacciamo P, torniamo alla nostra visuale normale e adesso andiamo ad iniziare ad interagire con il sistema LiRA. Quindi andiamo su File, facciamo Save Current Level As e andiamo ad inserire questa mappa proprio all'interno della cartella che vi dicevo prima, quindi Plugins, Shooter Map Content, Maps e qui possiamo chiamarla New Map Tutorial e diamo un save. Io ora faccio una mappa molto rapida perché appunto come vi dicevo utilizzerò poi altre mappe che sono in costruzione. Voi per fare una mappa più dettagliata, ripeto, andate a visionare il tutorial che ho fatto qualche giorno fa relativo proprio alla costruzione delle mappe in tempi rapidi. Adesso abbiamo la nostra new map tutorial, come vedete è inserita all'interno della cartella. Andiamo un pochino a sistemarla rapidamente, quindi possiamo cancellare il nostro terreno, quindi andiamo su Outliner e qui possiamo pulire tutte le parti che non ci servono, al momento c'è solo il terreno, se usate altri un altro tipo di mappa che magari avete duplicato, cancellate tutto quello che non serve. Selection Mode, Landscape, ne impostiamo la nostra landscape a 0 e
la facciamo grande al momento 8x8, no, ripeto, non ha un tutorial sulla mappa specifica, quindi andrò molto rapido e non costruirò nulla, quindi farò semplicemente una base abbastanza casuale e gli darò semplicemente un materiale. Quindi torniamo su Selection, selezioniamo la nostra landscape, andiamo su Landscape Material, qui scriviamo Landscape. Scegliamo materiale landscape. Torniamo sulla casellina landscape. Paint e abilitiamo per il momento solo il layer info del prato. Aggiungere ancora questo materiale. Ok, e do una colorata generale per far vedere che è un po' diverso. Ok, possiamo tornare su Selection Mode, salviamo e facciamo una prova per vedere se funziona tutto. Ok, perfetto, funziona tutto. Quindi abbiamo i nostri bot, abbiamo creato un quadro molto molto rapido e adesso andiamo a vedere ancora come costruirlo. Creiamo due cose veloci perché poi ci serve fare una foto per il nostro per l'inserimento nel front end, e quindi facciamo prima un po' di costruzione della mappa molto molto rapida. Ok, quindi prendo qualche roccia. Eccole qui che le ho trovate. Prendiamo proprio due o tre casuali per fare un po' di movimento della mappa. Ok, abbiamo quindi qui la nostra mappa con qualche nascondiglio e inizia ad essere anche abbastanza interessante. Quindi aggiungiamo ancora qualcosina. Adesso qui potete iniziare ad aggiungere tutto il materiale che volete preso dall'aira, quindi potete andare su una mappa qualsiasi, copiare e incollare tutto, quindi sulla gym, la gym map o qualcosa del genere, oppure li potete cercare tutti andando sulla cartella all. Per esempio scriviamo spawner e come vedete escono gli spawner delle armi. Possiamo scrivere teleport e escono tutti i portali per il teletrasporto. Possiamo scrivere control point e vi escono anche tutti i volumi per la sezione control point. Insomma, vi potete cercare tutto. Ripeto, se invece volete fare qualcosa di un po' più rapido, possiamo andare a cercare la mappa dentro Shooter Content Maps e qui troviamo la Shooter Gym e qui dovremmo avere già parecchie informazioni. Forse non c'è tutto, per esempio non c'è il teletrasporto. Comunque insomma si inizia ad avere qualcosina. Poi vi cercate la mappa che preferite o ripeto vi cercate tutto volta per volta. Quindi selezioniamo per esempio un punto del control point e possiamo selezionare anche questi asset e in realtà qua non vedo altro, quindi possiamo fare Ctrl C, tornare alla nostra mappa. Ok, e qui abbiamo i nostri asset, quindi possiamo iniziare a prendere i punti di controllo, duplicarli, anzi triplicarli. Possiamo metterne uno qui più o meno al centro,
e uno nella nostra direzione, un po' più in qua. Possiamo prendere l'energia, questo qui ha lo spawner dell'energia, lo possiamo anche portare qui intorno al centro, lo mettiamo ovviamente a misura. Lo duplichiamo, lo portiamo anche un po' dall'altra parte e stesso possiamo fare con le armi. Quindi ora qua non so che armi ci siano, però poi potete cambiarle e sapete come fare. Queste sono cose che abbiamo già visto e rivisto parecchie volte, quindi Ctrl D, le portiamo di qua, abbiamo un'arma tasta. Adesso possiamo anche andare a cambiare qua il default game experience, possiamo mettere control point, così i nostri bot si muoveranno in tal senso. Andiamo a fare una prova. E ok, quindi abbiamo le zone da controllare. Come vedete, il bot va subito a occuparne una, dall'altra parte l'hanno occupata allo stesso modo. Possiamo equipaggiare le armi e iniziare, insomma, a giocare. Ora loro non si sono armati probabilmente perché ho messo le armi troppo distanti, però insomma avete capito. Come vedete mi lagga parecchio, nonostante non abbia quasi messo nulla, per il motivo per cui prima non ho voluto inserire gli alberi. Ok, quindi abbiamo visto come creare rapidamente una mappa, come crearla giocabile, quindi come poter creare anche una sorta di partita con i gameplay experience che abbiamo già di default, poi vedremo come crearne di nuovi. E a questo punto non ci resta che renderla effettivamente giocabile, perché se noi adesso andassimo alla cartella front-end, non la troviamo all'interno della nostra schermata di selezione. Come vedete possiamo selezionare i personaggi, possiamo volendo selezionare le armi, anche se le abbiamo per il momento disattivate perché abbiamo in previsione un Battle Royale, e possiamo quindi andare a selezionare le nostre mappe che, come dicevo, non è ancora inclusa in questa lista. Quindi il primo passo l'abbiamo fatto inserendo la nostra mappa all'interno del Shooter Map Content Maps. Quello che manca adesso è andare a interagire col sistema, quindi andiamo nella cartella System, Playlist, e dobbiamo duplicare ognuno di questi file. Allora, il primo che andiamo a duplicare è la texture, perché non la dobbiamo duplicare, la dobbiamo addirittura creare, poi gli altri li possiamo duplicare. Quindi cerchiamo nella nostra mappa. Scegliamo una bella inquadratura, possiamo farlo direttamente con il nostro personaggio. Secondo che apro tutto, ok, ci possiamo scegliere una bella inquadratura con le armi. Ora vediamo se riusciamo a fare una cosa rapida. Ok, io direi che potrebbe essere un'inquadratura simile. Fa un po' schifo, però va bene lo stesso. Facciamo tasto per salvarla, diciamo, con Windows. Io sto lavorando con Windows, dobbiamo cliccare il tasto Windows e poi Stamp e ci fa uno screenshot. Adesso possiamo uscire, andare nella nostra cartella dove ha salvato lo screenshot, quindi no, normalmente sulla cartella immagini. Apriamo l'immagine con foto, che se avete Windows dovreste averlo, è molto semplice da usare per modificare le immagini senza ricorrere a Photoshop. E qui la possiamo ritagliare un pochino come più ci piace, molto rapidamente.
io creerai circa una cosa del genere. Rimanete un po' larghi perché poi ve la taglia già il widget. Ok, possiamo andare anche su volendo regolazioni e la miglioriamo un pochino. Ok, e la salviamo. Andiamo nella cartella System Playlist, quindi All Plugins Shooter Map Content System Plugin, quindi dove è contenute le texture, e trasciniamo all'interno la nostra texture. Ok, qui possiamo salvare. Questa la possiamo rinominare, quindi possiamo prendere un qualsiasi nome, Ctrl C, Ctrl V, e qua la chiamiamo Tutorial Map. Ok, e così abbiamo effettivamente la nostra texture uguale alle altre. Adesso possiamo andare a duplicare un qualsiasi di questi widget. Lo chiamiamo Tutorial Map. Lo apriamo. Clicchiamo sull'immagine e l'andiamo a cambiare. E ovviamente scegliamo quella che ci interessa. Ok, e qui abbiamo, diciamo, completato. Adesso che abbiamo tutto, possiamo andare a duplicare il nostro, data asset. Quindi facciamo duplicate, lo possiamo chiamare Tutorial Map, anche questo apriamo. Allora, come prima cosa dobbiamo dirgli dove deve andare a prendere la sua mappa, quindi quando lo utilizziamo deve fare riferimento a una mappa specifica, e in questo caso come vedete non ci sono tutti i livelli che abbiamo, ci sono solo quelli che sono inseriti all'interno della cartella che vi dicevo prima. Quindi andiamo a scegliere Tutorial Map e ok, e qua il primo passaggio l'abbiamo fatto. Poi qui possiamo scegliere che tipo di esperienza vogliamo utilizzare dall'inizio quando accediamo alla mappa, e questo passaggio lo devo un po' verificare perché ho visto che mettendo una cosa qui e un'altra all'interno dell'experience, proprio all'interno del livello, quando esce dalla partita può tornare all'interno appunto magari del test game. Quindi è un po' da verificare perché per costruire la storia potrebbe essere un buon punto di partenza. Comunque andiamo avanti, mettiamo un'esperienza, mettiamo il control point, quello che abbiamo visto prima. Diamo un titolo alla mappa, quindi possiamo chiamarlo Stone Island, un nome a caso. Possiamo mettere un sottotitolo, quindi possiamo metterci per il momento control point. Poi qua sta a voi decidere cosa mettere alla vostra immaginazione. E qua possiamo mettere qualcosa tipo control all point to win, non so neanche se ho scritto giusto, comunque qualcosa di casuale. Qui andiamo ad aggiungere la nostra texture, quindi Map che abbiamo visto prima. Qui dobbiamo decidere appunto se farlo comparire nel front-end o meno, e se metterlo come una default experience. Il numero di giocatori, credo che io adesso ho messo uno, controlliamo se poi bisogna mettere tutto quello dei vari bot, ma adesso vediamo. Altrimenti bisognerebbe mettere 4. E poi possiamo anche aggiungere il nostro loading screen che abbiamo creato prima, quindi
quindi il login tutorial map, e abbiamo finito. Andiamo a fare un test e vediamo se funziona tutto. Andiamo su Play Lyra e vediamo appunto se compare la nostra mappa e se c'è qualche problema. Ed eccola qui, eccola, la vedo subito. Quindi se vogliamo giocare alla nostra mappa abbiamo un control point, il nome della mappa. Loro hanno di base hanno fatto il contrario, quindi hanno messo il nome della mappa e il tipo di modalità, ma è indifferente questo come volete. E poi appunto abbiamo anche una descrizione, la foto che come vedete viene ridimensionata correttamente. Clicchiamo. E ok, siamo in gioco con anche i bot, quindi numeri di giocatori andava bene 1. Ok, quindi in poco tempo avete visto come creare una mappa molto rapida, anche se io vi consiglio di guardare il tutorial di cui vi parlavo prima, che trovate in una delle playlist che si chiama Extra, Unreal Engine Extra. E lì potete, è un tutorial molto rapido in realtà, che dura credo meno di una mezz'oretta se non ricordo male, e potete creare una mappa decisamente più interessante di questa. E comunque avete visto che in pochissimo tempo abbiamo anche creato una sorta di mappa giocabile. Quello che rimane da fare adesso è creare le nostre modalità di gioco, perché possiamo, come abbiamo già visto, scegliere i nostri personaggi, scegliere le armi e possiamo creare quasi un gioco per intero completo. Quindi siamo quasi alla fine del nostro percorso e io direi che ci possiamo vedere nel prossimo tutorial. Non ho altro da aggiungere se non ringraziarvi per aver visionato anche questa puntata. Grazie mille, a presto.